Che Calpurnia non è un personaggio, è una persona. Io sono quella che deve qualcosa a Calpurnia e non viceversa. Se c'è a parlare di Cesare è stata la cosa più difficile per tanti motivi. Il primo è perché dici, ok, sono un esordiente e mi vado a confrontare con una figura che non solo ha fatto la storia, se l'è scritta da solo. Quindi per fare una ricerca tu partivi dalla bibliografia di un libro, dalle note a margine, e dovevi sperare, uno, di trovare il testo che cercavi, due, che nel testo che cercavi fosse contenuta la notizia che ti figuravi ci potesse essere. Cosa avrebbe detto lei? E lui, che parole le avrebbe rivolto? Cosa possono fare un uomo anni di guerra e massacri? Cosa avranno visto quegli occhi allegari? Oh, dei, quanto siamo fragili! Scrisse senza sosta, finché, quando la luna piena era ormai sorta, qualcuno bussò alla porta, chiedendo di poter entrare. Santi numi! Si portò una mano alla fronte, esasperato. Avanti! Entrò un uomo scuro e tarchiato, che posò a terra.